Ciao Giovanni. Sera senza buona. Ciao Giovanni, chiaramente la partita è tutta nell'errore grave tecnico fatto dall'arbitro nel finale che ha condizionato il risultato, quindi ti chiedo intanto un commento di questo inedito del calcio, come scrivono i colleghi, no? Di Di Marzio, e soprattutto se è previsto qualcosa anche da parte vostra a livello societario, di giudice, diciamo, eccetera, eccetera. Diciamo che io partirei dal fatto che la partita non è tutta lì. La partita è di una squadra che veniva da una sconfitta brutta e secondo me ha fatto una grande prestazione, perché rimanere in 10, andare in vantaggio, tenere testa alla quarta in classifica e giocare con questo spirito è un aspetto estremamente positivo, e voglio fare un plauso ai ragazzi perché si sarebbero meritati un risultato diverso. Questo però deve dare grande, grande fiducia per le prossime partite, perché abbiamo 4 partite per cercare di portare a termine la stagione all'interno dei playoff e poi cercare di giocarceli. Quindi questo non per correggerti ovviamente, però ci tenevo perché credo che rimanere in 10 in una partita così ti può crollare il mondo addosso. Invece sono andati in vantaggio, l'avevano portata a termine sull'1-1. Secondo me sull'ultimo episodio sarebbe bello vedere per una volta il mondo arbitrale fare mea culpa e probabilmente ammettere l'errore tecnico, perché il regolamento parla di azione promettente e su un retropassaggio l'arbitro cambia interamente il verso dell'azione, da un'azione che sta per essere un giropalla del Bari che cerca di andare dall'altra parte, manda fuori i giocatori. E la cosa più grave è che l'arbitro, che a noi dice di non essersi reso conto del tocco del pallone, mette il fischietto in bocca. Mette il fischietto in bocca e sta per fischiare. Il problema vero è che l'arbitro ha provato a fare una bella giocata per la sua partita, perché purtroppo loro pensano alla loro prestazione, guardando il possesso del pallone, non rendendosi conto che ha cambiato interamente l'andamento di un pallone e l'andamento di una partita. In un mondo che cerca, abbiamo visto ieri con Lukaku, abbiamo visto che cerca nel fair play e nella correttezza e nella trasparenza soprattutto, credo sarebbe bello vedere il mondo arbitrale che oggi chiede all'arbitro di ammettere l'errore tecnico perché ha toccato il pallone e ha permesso al Bari di entrare in area e avere un calcio di rigore. Questo purtroppo non avverrà mai, quindi, però credo che oggi farebbero una bella figura per il mondo del calcio. Detto questo, ma adesso faremo le nostre valutazioni, perché chiaramente non essendo cambiato il possesso del pallone oggi ci si può sempre attaccare a quell'aspetto. Oggi è stata, con un tocco dell'arbitro, con le nuove regole, falsata una partita, e sarebbe bello, ripeto, sarebbe bello vedere per una volta un mondo arbitrale che ammette l'errore, perché darebbe grande e maggiore credibilità a tutto questo. Altrimenti, se anche oggi la colpa è della società che ha protestato troppo o del capitano che è stato espulso alla fine, allora alziamo le braccia. Sicuramente. Ma ti ripeto, questo ci tengo che si sappia, non per la società, non per il risultato, ma per la credibilità. Vabbè, certo. Perché oggi ci sono tante migliaia di tifosi, sia allo stadio, che hanno guardato la partita, che non possono essere contenti di come una partita viene determinata in questo modo, perché non è l'errore su un episodio che può avere un'interpretazione. Qui l'arbitro ha mandato in porta il Bari. Detto questo, comunque la conta delle varie squalifiche ora è importante, visto anche poi l'infortunio del Touré, di De Vitis, che rimane un po', quindi diciamo possiamo parlare di 4-6 giocatori che mancheranno la prossima partita. La rosa è importante, ho fatto 2 volte la stessa domanda ad Angelo, può in realtà essere un valore, magari pensando proprio come
spirito di rivalsa ad Ascoli, una voglia di... No, no, ma deve, perché ti ripeto, è il motivo per cui ho corretto la tua domanda all'inizio. Io credo che la squadra oggi abbia dimostrato grande carattere, grande voglia. È indubbiamente un momento particolare, perché venivamo da una sconfitta e volevamo rifarci. Io credo che oggi avremmo potuto fare una grande prestazione, siamo rimasti in 10, ma la squadra ha dimostrato grande carattere, spirito, attaccamento, e credo che questa deve essere la base per finire la stagione nel migliore dei modi e poi cercare di giocarci le nostre possibilità qualora riuscissimo ad afferrare una posizione nei playoff. Ascoli deve essere una partita dove tutta la rabbia che ci porteremo dentro da oggi verrà trasformata in energie per provare a vincere la partita, e questo andrà fatto nelle ultime 3 partite dopo Ascoli, e poi vedremo dove saremo arrivati. Faccio un'altra domanda più sulla realtà bellezza di questo campionato, perché comunque tutto è ancora aperto in tutte le zone della classifica, e anzi, per dire che con la vittoria del Venezia di oggi, ad esempio, perfino il Venezia può tornare paradossalmente in corsa per i playoff. Assolutamente sì, no, ma premesso che il Venezia non meritava in termini di valore di rosa la classifica che aveva. È un campionato estremamente difficile, purtroppo l'equilibrio è importante e certi momenti della stagione possono dare un senso differente. Se girano in un modo o girano in un altro, noi veniamo da una lunga rincorsa che probabilmente ha appesantito il percorso. Quando rincorri così tanto, fai tanti risultati, poi ti vedi ancora distante da dove vorresti essere, chiaramente mentalmente un po' questo si può pagare. L'importante è che adesso i ragazzi insieme a noi recuperino tutte le energie necessarie, perché siamo una squadra che ha dimostrato che può andare a vincere ovunque. E soprattutto si può giocare questo finale di campionato con la serenità di non aver niente da dimostrare a nessuno, se non cercare di raggiungere il meglio per noi stessi. Punto. Quello che sarà, sarà. Ciao Luca, va detto che, insomma, cosa ne pensi a questo punto dell'assist che ha fatto l'arbitro? È un errore tecnico abbastanza grave, anche se non fermare il gioco, causando proprio il via a un'azione pericolosa che poi ha dato seguito a quello che è successo, ecco, perché poi la partita è tutta lì alla fine. Poco da dire, nel senso che il regolamento c'è, è scritto, ho fatto stampare proprio la regola inerente a quello che è successo, e dice testualmente che quando il gioco è interrotto dall'arbitro, tocca un ufficiale di gara, rimane sul terreno di gioco e una squadra inizia un attacco promettente. Era al limite dell'area in pratica. Tra l'altro, se lui non avesse toccato la palla, probabilmente il nostro giocatore sarebbe arrivato prima sulla palla. Ma la cosa grave non è quella, la cosa grave è che a fine partita, poi quando abbiamo chiesto spiegazioni, ci è stato detto che invece da lui e anche dal, non so, l'osservatore, non so come si chiamano, che invece era stata un'interpretazione giusta. La cosa grave è quella, non è tanto... Ti chiedo a questo punto, secondo te, da totale ignorante in materia, ci possono essere maggi per qualche tipo di stato di corso, oppure è andata, secondo te, non sai, non ne avete ancora parlato? No, non lo so, cioè, credo che l'unica possibilità sarebbe stata che l'arbitro ammettesse l'errore. Vedendolo così, non penso che sia in grado di chiedere scusa dell'errore. Grazie. E nel finale di gara, appunto, quando siete andati a chiedere conto di quello che era successo, abbiamo visto un rosso anche a Caracciolo, o abbiamo sbagliato? Sì, tra l'altro il capitano chiedeva soltanto di guardare al VAR il fatto che lui avesse toccato la palla. Rosso diretto? Rosso diretto. Ottimo. Luca, ti chiedo... abbiamo già parlato degli episodi, insomma, ti chiedo però la prestazione, quantomeno visto la grande difficoltà già iniziale su un altro episodio,
diverso, però che qualche dubbio ce l'ha lasciato, no? Su quello di Nagy. Lì ci può stare il rosso, perché io non ho, cioè dico sempre quello che vedo in maniera lineare, non a campo scusa. Secondo me il rosso a Nagy c'era, e così come dopo c'era il rigore per il Bari, perché prende la mano, perciò era rigore. Ma detto questo, la prestazione è stata secondo me eccellente da parte della squadra, perché ha giocato in pratica quanto? Più di 80 minuti. E il Bari, ha tirato in porta solo una volta con Khedira nel secondo tempo. Basta. Aveva il dominio della palla, ma non si rendeva particolarmente pericoloso. Peccato per quelle due distrazioni, sia quella che ha portato all'espulsione di Nagy, perché abbiamo palla, no, c'è cioè la squadra a palla su, e poi sul gol. Abbiamo dovuto sul calcio d'angolo, avevamo la possibilità di interrompere l'azione subito, non siamo andati a contrasto, non siamo riusciti a prenderla, e il gol non l'ho rivisto, però quando, cioè, sicuramente qualcosa abbiamo sbagliato, però nell'arco di una partita giocata in 10, non dare nessuna occasione a una squadra come il Bari vuol dire che la nostra formazione aveva fatto una buonissima partita. E avevi provato, è vero che hai dovuto per forza di cose con l'inferiorità numerica, e anche insomma che Bari ha provato a vincere, ma ha provato a vincere anche te, e quello l'atteggiamento, cerco di trovare, ecco, una cosa positiva sulla gara di oggi che c'è stato, no? Fino a fondo, fino all'episodio decisivo. Sì, senza quell'episodio non penso che il Bari poi poteva sempre segnare, mancavano ancora 5-6 minuti, non so quando mancava, però teoricamente avremmo potuto segnare anche noi. Il problema non è tanto che il Bari ha fatto gol, perché ci sta, è come è venuto, perché cioè non si può stravolgere una regola, ma poi una regola semplice, ma cioè non è che tanto. C'è tanto da interpretare, è molto semplice, tu hai toccato la palla, fermi il gioco, chiedi scusa ai giocatori del Bari, perché erano loro in possesso, gli ridai la palla, il Bari gioca e probabilmente ci fa gol. Però doveva andare così, non che lui fa l'1-2 con Moracchioli. Tra l'altro l'ha anche chiuso bene il triangolo. Voglio chiederle, visto che il Bari comunque sembra aver blindato adesso il terzo posto, visto la classifica, voi l'anno scorso l'avete giocato il playoff da terzi, ecco, crede che il Bari abbia tutte le carte in regola alla fine per essere considerata la favorita per il playoff? Probabilmente sì, perché poi tenendo conto che giocherà le partite in casa, quelle di ritorno, a Bari non è semplice giocare, lo sappiamo, la tifoseria numerosissima e calorosissima. La squadra è ben allenata, perché è una bella squadra il Bari, c'ha anche giocatori importanti. È terzo matematico? No, ma diciamo che ormai è quasi allenata. Sì, ha sicuramente grandi possibilità, come ce l'avevamo noi l'anno scorso, infatti siamo andati molto, molto vicini. Sibilli, Nagy, Caracciolo, probabilmente ancora Touré, mi scordo qualche altro squalificato, insomma la conta dei giocatori che non ci saranno contro l'Ascoli è pesante. Sì, però abbiamo la rosa che è composta di tanti giocatori e abbiamo tutte le possibilità di vincere ad Ascoli se giochiamo con intensità, con voglia e con la stessa, così, lo stesso agonismo che ci abbiamo messo anche oggi. Te la pongo diversamente allora, dato che ci sono tante assenze per quello che è successo oggi, può allora invece essere in qualche modo magari anche uno sprone psicologico per provare a dire ad Ascoli? Sì. Ma, sicuramente sì, ma la squadra dal punto di vista agonistico non è mai mancata, questa è la mia idea, è questa. Come ti è sembrata la prestazione di Barba, reinventato terzino sinistro in una gara comunque di fronte in cui si trovava di fronte appunto
tanti interpreti ottimi per la categoria. Difensivamente parlando, abbiamo difeso bene, secondo me, perché la squadra è rimasta stretta e corta, mettendo nelle condizioni il Bari di dover sempre crossare da lontano, e quasi sempre è stata preda di nostra o di Nicolas la palla, perciò ha fatto quello che mi aspettavo che facesse, anche perché sappiamo che non è un fluidificante, cioè, ha caratteristiche ovviamente completamente diverse da quelle di Beruatto, e poi c'era il problema che Esteves si era allenato solo gli ultimi 2-3 giorni con la squadra, perciò non era pronto per partire dall'inizio.